serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Oggi Carto Terrobyte, ragazzi. E vi spiegherò anche due cose. Allora, requisiti ci servirà, come al solito, il veicolo da cui vogliamo pigliare le modifiche, un amico e un veicolo che possiede l'amico all'interno di LS. Dopodiché ci servirà questo garage, ragazzi, pieno di veicoli, lo riempite con quelli gratis. E all'interno dovete metterci un terabyte che vi fate passare con il Contucom. A questo punto ci servirà il CEO per il solito Buzzard, ragazzi. Dopodiché non ci servirà più niente. A questo punto, una volta che siamo all'interno di LS con il veicolo da cui voglio ampliare le modifiche, andiamo dal nostro amico e gli diciamo di avviare la gara sprint, ragazzi. Ora non vi starò a far vedere la parte dell'amico, perché tanto è una cosa è semplice. A questo punto, quando l'amico avvierà l'attività, in basso a destra c'è il timing, gli diciamo di mettersi nello switch di Franklin, quindi nella schermata nera di attenzione. A questo punto dobbiamo far passare, ragazzi, il tempo, i 30 secondi. Nel frattempo vi voglio dire, regà, per salvare i veicoli che moddate speciali tipo del CEO, Terabyte, eccetera, ogni volta dovete far quittare il vostro amico dall'attività per poi avviare la modalità in gabbia dall'MC, ragazzi. Quindi a questo punto, quando scadrà il tempo, saremo in una schermata nera come al solito, ragazzi. Per sbagarci dobbiamo partecipare su Anawak. Quindi apriamo il menu Xbox o il menu PlayStation, ragazzi. Andiamo su Anawak, aggiungetelo agli amici. Se cercate il mio canale, trovate il video con la descrizione. Quindi accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo messaggio. Se vi dà quello che ha raggiunto il limite massimo di CEO, accettate il primo, accettate il secondo e rifiutate il terzo, ragazzi. Quindi a questo punto spawneremo frizzati in questa schermata, ragazzi. Apriamo il menu di pausa, andiamo su online e andiamo su l'abbonamento plus. Se siete su old dovete andare su il Criminal Starter Pack, ragazzi, e andare a switchare tramite la voce bunker. Dopodiché chiudete il sito. Quindi una volta fatto questo step, andate su opzioni e vi uccidete. Una volta fatto questo step e vi siete uccisi, ragazzi, spawneremo in questa schermata strabuggata. A questo punto, senza fare niente, dobbiamo aprire il menu di pausa e andare a partecipare nella solita attività, ragazzi. Quindi mi raccomando, attivate le attività. Vi darà un errore e a quel punto, ragazzi, ci potremo muovere. Adesso, regà, in questa schermata del cavolo dovremo arrivare vicino a Los Santos. A volte la schermata è un po' più decente come questa, quindi si riesce a guidare. Regà, a volte la schermata è ingestibile, veramente non si ci capisce niente. Quindi una volta arrivati nel garage che vi ho fatto prendere, ragazzi, quello vicino a Los Santos, e avete messo all'interno il terabyte che vi ha passato il vostro amico con il Contucom, che vi lascio in descrizione alla fine del video, ragazzi, dovete inserire il veicolo all'interno di questo garage. Siccome prima vi ho detto di mettere tutti i veicoli gratis all'interno, quindi essere pieno, ci farà fare una sostituzione, regà. Quando faremo la sostituzione ci saremo sbuggati. A questo punto, una volta che siamo spawnati all'interno, abbiamo fatto la sostituzione con un qualsiasi veicolo gratis, regà, e ci siamo sbuggati, non ci resta altro che uscire con il nostro terabyte. Regà, a questo punto, una volta che saremo fuori con il terabyte, scendiamo dal nostro terabyte, o lo lasciate lì o lo rimandate al deposito. Quindi diventate CEO, ragazzi, e vi chiamate il Buzzard. A questo punto, come al solito, ragazzi, saliamo sul nostro Buzzard, facciamo girare le eliche a bombazza, dopodiché ci suicidiamo con esse. E sbadabam, regà, avremmo moddato il nostro terabyte. Adesso non ci resta altro che salvarlo. Quindi cosa dobbiamo fare? Gli diciamo al nostro amico, regà, di
chiudere il gioco, perché lui sarà nella schermata nera, ok? A questo punto, quando il nostro amico ha chiuso il gioco, noi lo rinvitiamo in lobby e a noi ci darà questo bug. Praticamente si avvierà la gara sprint. Una volta che il nostro amico è ritornato nella lobby, ragazzi, lo facciamo venire in questa posizione vicino allo Santos Custom, ragazzi. Quindi chiuderemo il CEO, ragazzi, se abbiamo il CEO aperto, e diventeremo MC, quindi presidente di Motorcycle Club, ragazzi. Gli diciamo al nostro amico di raggiungerci con un qualsiasi veicolo, in tal modo da poterci aprire le porte di Los Santos Custom. Adesso noi, essendo diventati Motorcycle Club, andiamo ad avviare l'attività in gabbia dall'incarico del boss. A questo punto entreremo dentro Los Santos Custom ed esploderà tutto. Potrete trovarvi all'interno o, come è successo a me, regà, che mi sono trovato fuori sul tetto. Ma vabbè, a questo punto riparate il veicolo e fate la prima modifica, ragazzi. Una volta fatta la prima modifica, avremo praticamente salvato il nostro veicolo. Ci farà uscire in automatico dallo Santos Custom e avremo salvato il veicolo. Quindi cosa ci resta da fare? Prendere e andare di nuovo vicino al garage dove l'avevamo salvato, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo arrivati qua, regà, scendiamo dal veicolo, lo mandiamo al deposito da menu interazione veicoli, e a questo punto ci andiamo a richiedere un qualsiasi veicolo parcheggiato nel garage del B2 del Night. Fondamentale questo, deve essere parcheggiato nel B2 del Night, ragazzi. Quindi una volta spawnato ci saliamo sopra, regà, e lo inseriamo dentro questo garage. Siccome era pieno, ci farà fare una sostituzione e noi andremo a sostituire il Terrobyte, ragazzi, così ci andrà direttamente nel garage del B2. Adesso, regà, una volta fatta la sostituzione, avremo il Terrobyte nel B2 e non ci resta altro che andare appunto nel garage del B2 del Terrobyte, regà. Quindi, una volta all'interno del garage del B2 del Terrobyte, troveremo il Terrobyte moddato, ragazzi, e schiacciamo freccia destra una volta che ci siamo sopra. Ci facciamo una qualsiasi modifica, regà, dopodiché possiamo anche uscire dal garage. Una volta che siamo spawnati fuori, regà, lo mandiamo al deposito tramite la voce del Terrobyte da servizi. Andiamo nel garage appunto del Terrobyte, regà, e quando spawneremo all'interno, e sbadabam, avremo moddato e salvato il nostro Terrobyte. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete. Bella, regà, alla prossima.